Cos'è che non funzionava con Delio Rossi che invece ha funzionato con Donadoni, secondo te? Secondo me poi l'allenatore Donadoni è molto vicino alla squadra, ci parla sempre, anche con il secondo mister che comunque nessuno lo vede ma lo vuole tantissimo perché spiega le cose come io davvero non ho mai visto. Sì, Gotti davvero lui parla sempre, fa tante cose che non si vedono perché comunque il mister che è sempre qua davanti a tutti, ma lui è davvero una persona che già anzitutto mi ha fatto crescere a me e sta facendo crescere tutti i giocatori. Io non ho mai visto una cosa del genere, davvero. E dire che insomma hai lavorato all'Inter con Mazzarri che è un altro maniaco della tattica, quindi sono parole Sì. belle, pesanti. Non davvero sì. Ho lavorato con Mazzarri, Mancini. Comunque sono degli allenatori molto bravi che hanno vinto. Ma lui il secondo, a me, ma sono rimasto stupito, diciamo. Quando la squadra va meglio, ognuno riesce a dare il suo contributo, poi si vede in campo anche sul punto fisico mi sono migliorato perché abbiamo lavorato molto bene e poi le cose vanno da solo. Io sono un giocatore più gioco, meglio mi sento, quindi con il ritmo eccetera, le partite non le senti più, diventa una cosa semplice e gli sforzi arrivano da soli senza neanche fare fatica. Vedendo che stiamo comunque bene punto della classifica, vogliamo spingere ancora di più per avere delle belle soddisfazioni. Madu, la sua forza è comunque, lui è un ragazzo che viene dall'Africa, quindi secondo me ha già vissuto tante cose e nella difficoltà e poi lui ha una voglia di crescere, di sempre migliorarsi e poi la fa vedere in campo perché è un ragazzino che si vede che ha voglia di salvare, diciamo, la sua famiglia. Come l'ho fatto, ero io prima, quindi quando ha questa voglia qui che sei lontano di casa ti metti in testa che non puoi fare male essendo lontano di casa, quindi i sacrifici devono essere pagati. Questo ti dà una forza che comunque nessuno può capire. Tu sei musulmano, giusto? Sì. Come vivi questo scontro di civiltà che purtroppo poi sono venuti anche episodi così drammatici, anche di terrorismo, quello che è successo a Parigi. Come vivi questo scontro che c'è ormai tra cristiani, cioè c'è un certo Islam e cristianesimo, insomma? No, io sono musulmano e seguo il Corano, che è il libro. E quindi un musulmano vero, diciamo, deve seguire il libro, come voi magari la Bibbia. E se segui il libro, tutti questi danni qua non possono succedersi. Quindi neanche io non ne capisco, magari sono delle persone che parlano arabo, hanno la barba, ma io non riesco a capire che tipo di persone sono. Il Corano dice che semplicemente non devi mai ammazzare nessuno, essere sempre tranquillo. E la forza di una persona credente è sempre il fatto di essere rispettoso verso gli altri.